Inizia la seconda giornata con un fischio un po' sfiatato del signor Malfitano, la partita tra Palumella in Viola, neo iscritta in corso al Crone della quarta edizione, e la Real Poggio che ha esordito contro la prima giornata contro gli Sky Jumpers nel pareggio rocambolesco per 7-7. La Palumella si presenta in maglia viola con Sazio Francesco, che adesso è in possesso di palla. Ottimo l'aggancio di Gabriele Sazio con il numero 10. Poi c'è Moretto, eccolo qui, e c'è Cicino con il numero 3, che però non riesce ad agganciare questo filtrante. Piccolo commento. Mi auguro che Gabriele, Cicino, l'ho allenato io Cicino personalmente, è un mio allievo. Allora, uno alla volta. Fabiana. Cicino, Cicino. Una C. La, quell'altro che ha detto? Ho detto che il numero 10, Sazio Gabriele, sì, è un mio allievo, l'ho addestrato io. Bene. Dalla Real Poggio invece c'è adesso con le mani il portiere Di Maria, Caccavale con il... De Maria o Di Maria? Grazie. Poi c'è Caccavale, eccolo qui, con il numero 3 che ritorna sui campi del Crone. Eccolo qui Badini all'indietro per il portiere De Maria, il lancio a mezza altezza, e Sazio Francesco con il numero 3 aggancia bene. Moretto, aggancio sbagliato di Cicino che combatte col fisico contro Caccavale. Moretto, Sazio Francesco, Gabriele spostato sulla fascia sinistra, prova a fare movimento Cicino, si accentra il numero 10 ma perde palla. Badini in qualche modo per Germoglio, e Pasquale Sazio con i piedi sventa con la collaborazione del numero 3 Francesco in rimessa laterale. Germoglio in mezzo a due cerca di far filtrare questo pallone, che però arriva in qualche modo a Moretto dopo una serie di rimpalli. Palla in avanti, Sazio Francesco prova a metterla a terra. Gabriele, esce De Maria con la testa, buona la sua uscita. Badini, il palleggio alla ricerca del numero 5 De Martino, che ci prova con un tiro al volo. Si apprezza l'intenzione e anche la coordinazione, un po' meno il calibro, diciamo, del tiro che è andato sul tetto, diciamo così. Rimessa laterale battuta dalla Palumella, il lancio raso terra per Sazio Gabriele, esce De Maria, buona la sua uscita del numero 12 Cicino. Sazio, la parata con i piedi di Badini. Ancora Sazio con il numero 10 Cicino, dribbling, cercare di svincolarsi dalla marcatura di Germoglio. Buona, buono il giro palla della Viola. Il rasoterra per Cicino, sventata dalla difesa della Real Poggio. Moretto si sgancia. Si sgancia Gabriele Sazio, ma c'è stata una grande traversa di Moretto. Sazio ancora, la Palumella attacca. Cambio gioco di prima per Moretto, un dribbling in aria, esce De Maria. Devia in calcio d'angolo, attacca la Palumella, 3 minuti di gioco. Moretto, il rasoterra, Sazio, alto, sopra la traversa il tiro del numero 10. De Maria per Germoglio, avanza, cerca di evitare il contatto con Sazio Gabriele. Cicino, Sazio in mezzo, Caccavale in rimessa laterale, applaudito dalla panchina dei suoi compagni di squadra. Sazio, Moretto al centrocampo, cerca l'1-2 con Cicino, lo ottiene Moretto, entra in area, il dribbling, calcio d'angolo, ottima l'azione personale di Moretto. Cicino vicino a lui, pallone per Francesco Sazio, la cannonata, esce Sazio Pasquale, buona la difesa del portiere. Caccavale, Germoglio vuole il pallone, Caccavale rallenta, c'è un cambio battuta qui, distratto Caccavale. Sazio, Moretto, vicino a lui c'è Gabriele, dall'altro lato c'è Sazio Francesco, lo vede Gabriele, la parata di De Maria. Caccavale voleva fare una cosa buona, Caccavale, insomma, a portare 12 kg. Benissimo, sono scaricate quelle che già c'erano dentro. Benissimo. Moretto per Sazio sulla destra, il tacco di Cicino. Badini vuole far uscire il portiere ma non si capiscono i due. Cicino, Moretto evita Caccavale ma non evita Badini, che ci mette il piede e senza troppi complimenti devia il pallone in fallo laterale. Sazio 1-0
ha segnato Francesco Sazio con il numero 3, 1-0 per la Palumella, che è partita veramente a sprombattuto. Germoglio ci prova, colpisce il fondo schiena di Cicino. Germoglio, Badini all'indietro, Caccavale controlla il pallone con l'esterno, buono il lancio d'interno, ottimo l'aggancio di Sazio, autore del gol. De Martino, sale Caccavale, vicino a lui c'è Germoglio, viene servito col destro Germoglio, ha lato il suo tiro. Sazio bassa per Moretto, arretra, c'è fallo qui ma c'è il vantaggio qui concesso dall'arbitro. Sazio fa movimento, Gabriele Sazio che sfila alla marcatura di Badini, c'è calcio d'angolo qui per la Palumella che non è sazia, concedetemi il gioco di parole, del vantaggio di 1-0. Germoglio aggancia bene questo calcio d'angolo, 3-2, Germoglio, buono il tiro da fuori. Moretto recupera questo pallone vacante, Cicino sbaglia il controllo, Caccavale, Germoglio, Sazio recupera palla, Gabriele Sazio, Caccavale, ottimo il disimpegno in difesa. Raimo intanto vuole il cambio, esce Caccavale ed entra Raimo con il numero 9. Moretto, sale Cicino, Moretto contro De Martino, perde palla, recupera il numero 5, sale e ottiene un fallo laterale. Raimo vicino a lui, prende palla, Raimo col destro, al lato di poco, il tiro del nuovo entrato Raimo. Sazio, il tunnel ai danni di Raimo, Cicino, buono il gioco di prima, non c'è fallo, qui si continua. Gabriele Sazio ritorna sui suoi passi. Moretto, la parata di De Maria, De Martino all'indietro per De Maria, il controllo con la sola, De Maria col piatto per Badini, si gira svincolato, c'è Germoglio svincolato da marcatore ma viene ignorato, Raimo rincorre questo pallone ma Pasquale Sazio fa sua la palla in rimessa dal fondo, Cicino un tocco e poi la dà, perde palla però Gabriele Sazio, la prende Raimo in mezzo a due, Raimo, la grande parata di Sazio Pasquale. Non è rimessa al fondo. Ho visto male, Comunque bella gesto tecnico di Sazio. Chi? Quale Sazio? Senior. Ok. Sazio senior. Volevo dire una battuta pessima, ma la evito. No, qui non abbiamo problemi di fame qui. De Martino. De Martino. Il tiro. 1-1, errore di comunicazione qui, attenzione. Ha detto questo conta per il numero dei falli. Il punteggio tra Palumella e Real Poggio, calcio di punizione battuto perfettamente da De Martino, anche se comunque c'è da dire che il portiere Pasquale Sazio si è completamente disinteressato nel pallone rasoterra centrale del numero 5, aia, mi sono fatto male. De Martino, il pallonetto in avanti con il sinistro a cercare Germoglio, Moretto non la fa uscire, gioco di gambe di Moretto, continua il possesso del pallone, il giocatore della Palumella, sale libero sulla fascia destra, dall'altro lato Francesco Sazio, per poco non ci arrivava Moretto che si complementa col compagno di squadra, che ha dato un grande pallone, Germoglio, tutti costretti nella... difesa la Real Poggio, infatti ne approfitta il numero 3 Sazio della Palumella con questo tiro di sinistro. Sazio, Gabriele in alto, il suo tiro sopra la traversa, rimessa dal fondo per De Maria che batte subito velocemente per Germoglio, gli ritorna il pallone, è un gioco di dribbling e si salva all'ultimo momento, ma c'è Moretto però che si accentra e c'è il gol di Moretto, 2-1.
per la Palumella che ritorna di nuovo in vantaggio, ma c'è diciamo una sufficiente dose di colpe, mi permetto di dire, per il portiere De Maria, che insomma con fare un po' sufficiente non ha difeso bene il pallone. Germoglio defilato, prova il tiro da lontano, ma Sazio Pasquale fa buona difesa. Moretto, Cicino, lo stop, controlla ancora il pallone Cicino, ma Raimo non riesce ad agganciarlo. Ottima la difesa del numero 2 della Palumella. Sazio, Moretto ancora non capisce le intenzioni del compagno di squadra. Dopo andiamo a fargli un cazziatone a Moretto, che insomma De Maria, De Martino, il lancio in avanti per il numero 5, esce benissimo Sazio Pasquale con i pugni. Gabriele Sazio non riesce a mantenere il pallone in campo. Badini vuole la distanza sulla rimessa laterale, ma dovrebbe esserci appunto il fischio da parte di Malfitano. Intanto De Martino sputa, sale De Martino, non aggancia però questo pallone di Badini, per cui c'è rimessa dal fondo da parte della Palumella, che mantiene il possesso di palla con Moretto. Dall'altro lato c'è Sazio Francesco, con il sinistro centralmente Cicino in qualche modo. De Martino sbaglia però il passaggio, Moretto l'esterno, la grande risposta di De Maria che si riscatta per primo. Germoglio si lascia scavalcare il pallone ma non riesce a rincorrerlo, per cui c'è la rimessa dal fondo per la Palumella. Ancora Sazio, Cicino a largo, vuole il pallone di Moretto che però lo ignora, serve Sazio Gabriele che in qualche modo lo ha controllato, ma il pallone però è andato fuori. Moretto lo stop di petto, Cicino si gira, il controllo, colpo di mani di Raimo, ha lasciato continuare però. Tu non ti devi fermare, se io non fischio tu non ti devi fermare, che io sto dando il vantaggio. Ha dato il vantaggio, poi si è fermato, quindi c'è calcio di punizione per la Palumella. Non è calcio a 5 il regolamento. Voglio un po' spiego un po' il regolamento, perché mi sa che ci sono degli errori di comunicazione, non mi va che però si mettono a ridere. Sazio con l'esterno, direttamente in rimessa laterale perché ha colpito la barriera. Moretto con il ginocchio, di poco a lato il passaggio di Moretto che doveva essere indirizzato a Badini. Germoglio, esce Badini e rientra Caccavale. Intanto Raimo si gira, si ferma. Il tiro di punta, calcio d'angolo. Andai qua! Un attimo, il cambio così no. Alla prossima è giallo, vi ho avvisato. Vi ho detto a palla ferma e dovete avvisare me. Oh, lei, guarda me! Calcio d'angolo di Germoglio direttamente sull'esterno della rete. Sazio, ottimo il lancio per Gabriele! Grande gol della Palumella, 3-1 per la Viola. L'abbraccio con Moretto. Ottimo il lancio di Sazio Senior a Sazio Junior, diciamo così. Calcio d'angolo per la Real Poggio. Germoglio applaude, vuole il pallone, Sazio però lo allontana, questo insidioso rasoterra. Gabriele Sazio fa fuori Caccavale, esce De Maria e rasoterra che ha un po' impensierito Sazio Pasquale. Cicino per Moretto, all'indietro per Francesco, di nuovo per Moretto, fermato da Caccavale, in rimessa laterale. Siamo al quarto d'ora di gioco, la partita è sul 3-1 per la Palumella, che ancora in possesso il pallone. Si gira Sazio, evita Caccavale sulla corsa col sinistro, il pallone in mezzo, deviato, il calcio d'angolo da De Maria. Cambio battuta qui. Raimo, rasoterra per De Martino, sale il numero 5, il rasoterra ancora per Raimo, fermato benissimo da Sazio.
Ancora De Martino in possesso del pallone. Pallone deviato da Cicino. Rimessa laterale per la Real Poggio. Germoglio vuole il pallone lungo. Lo ottiene, lo stoppo col sinistro. Uno contro uno con Moretto. In qualche modo ha cercato di passare in avanti. Caccavale, pallone deviato ancora Germoglio. E con l'esterno ha provato un pallone in porta. Moretto di prima per Sazio, che ha toccato bene il pallone, però lo ha angolato troppo. C'è un cambio, esce Raimo, rientra Badini. Ok, Badini per Germoglio. Lo stop del numero 10, cerca movimento dei compagni ma è costretto a passare all'indietro a Caccavale, che avanza di pochi passi all'indietro per Badini, lancia in avanti, fermato benissimo da Sazio, pallone per il numero 10, in mezzo Cicino, sbaglia la cosa più facile come Dzeko nella Roma, mi suggerisce il buon Moretto. Caccavale, raso terra per De Martino, ancora Caccavale, c'è centrale Badini ma viene ignorato. All'indietro Caccavale per De Maria, poco movimento da parte dei celesti, c'è defilatissimo De Martino e De Maria è costretto a queste iniziative solitarie che diciamo, non fanno bene alla sua squadra. De Martino prova a fare tutto da solo, Caccavale rimedia però all'errore del compagno di squadra, ci sono poche idee da parte dei celesti. Al contrario, quelli della Palumella ne hanno tantissime e funzionano. C'è calcio d'angolo qui, ma Gabriele Sazio aveva comunque provato ad avanzare, sebbene contrastato dal portiere De Maria. Cicino non riesce ad angolare questo pallone, sale Germoglio, azione di contropiede, Caccavale, pallone in mezzo, Caccavale, fondo per la Palumella, ma ancora una buona risposta da parte di Sazio, che adesso serve sulla corsa Moretto, supera il centrocampo, Moretto contro Badini, Moretto! Angolo! Ottima la risposta di De Maria. Arbitro, cambio. Rientra Raimo ed esce Germoglio. Cicino vuole il pallone, chiama la distanza Moretto, troppo vicino è Badini, De Martino. Tanto comunque si ribatte. Moretto, la battuta raso terra, non capisce Sazio, per cui rimessa laterale, ma Sazio recupera questo pallone, il pallone all'indietro per il portiere, di prima per Sazio Francesco, con il numero 3 ancora per Moretto, all'indietro Cicino, la stoppa, la cede al numero 3 che accorre vicino a lui. Centralmente per Moretto, di prima ancora per Cicino, buono il gioco della Palumella, ottimo il giro palla della Viola, Moretto all'indietro per Cicino che però un po' fermo sulle gambe non riesce ad agganciare questo pallone. Raimo applaude De Martino, ottiene il pallone, ottiene anche una rimessa laterale in fase d'attacco, Raimo a battere questo corner corto, diciamo così. Sazio, ottima la difesa di prima per Gabriele. De Maria di testa, ancora Badini, Caccavale si gira, Raimo, De Martino, il tiro troppo angolato, calcio d'angolo. Buonasera. Caccavale buona l'uscita in scivolata. 3-1, ce la si. Sei in lista, puoi entrare. Presso in lista con Dritto. Esatto. La prossima, facciamo Cicino per Moretto. Il pallone è per Sazio. Sale Cicino all'indietro per Papà Pasquale. Gabriele assalito benevolmente da Badini, rimessa laterale per la Viola, all'indietro Sazio, Pasquale, Gabriele, qualche modo per Moretto di prima, all'indietro per Francesco, Sazio, Cicino non ci arriva, il numero 2, De Maria, pallone per De Martino sulla corsa da Badini, De Martino ottima la sua
discesa, calcio d'angolo. Sazio ancora, Pasquale concede un'altra. Non dovete, allora, non dovete passare. Ho capito, ma al primo tempo potete passare. Ancora Sazio, Pasquale, Raimo aggancia il pallone, indietreggia fino al cerchio di centrocampo, pallone per Caccavale, morbidissimo per Badini che continua a giocare, involontario il colpo di gomito. Caccavale, buona il buono, il suo stop, Caccavale alto di poco, bisogna dirlo, il suo tiro. Pasquale, Sazio per Moretto, scende Cicino. Lo vede Sazio, Francesco, di Cicino, di testa, Sazio, il tiro col sinistro De Maria, tiro centrale. Ancora Sazio, uno contro uno, Moretto in mezzo a tre, sfila bene per Sazio, Francesco, Moretto si gira col destro, fermato da Caccavale. Ancora Moretto all'altezza della rimessa laterale destra. Moretto, Gabriele Sazio all'indietro per Francesco, col sinistro, pallone deviato, ancora Moretto, attacca la viola, ottiene una rimessa laterale. Anzi no, anzi no, ho visto male. De Martino prova ad allargare per la corrente Badini, ma non ce la fa. Raimo, ancora Caccavale, rimessa laterale. Metti sempre dietro a me. C'è cambio battuta, palla a movimento di palla da parte di Caccavale. Esce Badini, rientra Germoglio. Ok. Sazio, Francesco, Gabriele evita Raimo, non c'è fallo, Cicino, Gabriele Raimo, Gabriele Sazio, 4-1, ma che bello 1-2 con Cicino. Germoglio per Raimo, tutti chiusi, viola. Caccavale prova a scendere all'indietro, De Martino, il pallone per Germoglio, si gira, Germoglio ci ha provato. Lo stop di Sazio, il rasoterra per Moretto. Sazio, dovrebbero registrarsi un po' i celesti della Real Poggio. All'indietro De Maria in qualche modo lancia il pallone avanti per Raimo che la tocca di testa. Sazio, tutto sinistro, prova a cederla in avanti. Cicino per Sazio, non è mezzo Sazio, buono l'anticipo sulla corrente De Martino, però la tocca male, rimessa laterale, ancora una rimessa laterale in movimento da parte di Caccavale, fermalo il pallone, Giovà. Moretto, rimessa laterale per Germoglio, esce bene Sazio, Germoglio col destro sbaglia completamente l'angolo. Cicino da lontanissimo ha provato la rete. Rimessa dal fondo De Maria, rasoterra per il numero 5 De Martino, ancora De Maria, sbaglia il passaggio perché pressato dal numero 10 Cicino, sbaglia il pallone. Rimessa dal fondo, De Maria, Raimo prova ad evitare con una Veronica il numero 3 Sazio. Raimo sfila al marcatore Germoglio, il cambio campo a cercare De Martino, ma Raimo continua a ricorrere questo pallone e De Martino si mangia l'impensabile per il 4-2. Cambio campo di Gabriele Sazio, esce bene però De Maria in rimessa laterale. Ma che devo fare? C'è fallo qui di Caccavale, ha atterrato Cicino. Moretto posiziona il pallone poco prima della linea di centrocampo. Intanto
Credo sia arrivato Bianco. Moretto! Pallone deviato, rimessa laterale ancora. Diego, vieni qua. Sazio. Il destro. De Martino. Prova a fare guardia. C'è la fine del primo tempo. Andiamo a parlare con Sazio Francesco, che è stato l'autore del primo gol. Vi trovate benissimo, allora veramente giocate bene insieme da tempo. Sì, vabbè, è una squadra che comunque già abbiamo fatto un altro torneo. E più o meno vedo che ci siamo andati con la concorrenza. Sì, siamo, diciamo, ci capiamo a mente, giochiamo bene tutti insieme. Insomma, vi trovate benissimo, sì, sì. Mi auguro che comunque questo logo poi lo togliate. Sì, sicuramente, vi mettiamo mettete, un po' di nastro adesivo. Vi mettete crone, no? Mica state dalla concorrenza. Va benissimo. Salutiamo il buon numero 3, inquadriamo le panchine. Inizia il secondo tempo con questo tiro più o meno a freddo da parte di Bianco. Punteggio sul 4-1 per la Palumella. Gabriele Sazio evita benissimo il suo diretto marcatore, evita anche Gabriele, evita anche Caccavale. Sazio, ottima l'azione, ottimo ancora l'1-2 con Cicino, 5-1 per la Palumella. Bianco, Raimo, De Martino. Per Raimo, colpetto al volo. Cicino sbaglia il passaggio. De Martino cerca Bianco. De Martino per De Maria. Ancora De Martino, di prima per il portiere. Tanto Bianco in difficoltà dopo il tiro a freddo lì. Cicino gioca bene di prima. Bianco, e si vede che è in difficoltà, non avrebbe sbagliato questi passaggi. Cicino, palla in movimento qui, anzi no. Raimo aggancia questo pallone vagante. Caccavale. De Martino, vicino a lui c'è Bianco, allarga per Raimo. Bianco si allunga, ottiene una rimessa laterale. Bianco sembra essersi ripreso. Bianco sradica il pallone, anzi no, vedi Cicino che fa buona guardia. Caccavale, Bianco, Raimo vicino a lui. Raimo ancora, su di lui c'è Cicino, ma Raimo sembra farcela. Raimo cerca di far sfilare il pallone, Cicino però la stoppa male, rimessa laterale. Raimo, Bianco, lo stop, il pallone col destro. Sazio avanza, supera il centrocampo, gioco di gambe su De Martino. Sazio! A lato di poco il suo tiro, rimessa dal fondo per dare al poggio. Bianco. Sale De Martino, buona l'azione personale. De Martino con un rimpallo avanza e si arrabbia con se stesso, cioè rimessa dal fondo. Sazio in avanti, Caccavale, buono il colpo di testa. Raimo la stoppa bene. Raimo sbaglia l'ultima cosa, cioè il tiro. Moretto, buono il gioco di gambe. De Martino però ci arriva prima di lui, si scontra con Cicino. De Martino, anzi no, era Sazio. Cicino fa segno a Sazio di avanzare sulla destra, ancora Cicino, lo stop. Sazio ancora, Cicino lascia sfilare per Moretto. Moretto si prepara al tiro, una serie di finte che su Caccavale, cede palla a Gabriele Sazio che ci prova De Maria, però sventa il pericolo. Simu, D'Alessio. L'ho visto. Cicino all'indietro, cambio battuta dovrebbe essere. Sì. Bianco in mezzo a due, col destro al lato il suo tiro. Moretto
recupera questo pallone diretto a Raimo, ma sale Caccavale, supera il centrocampo, contropiede, Raimo! 5-2! Ottima l'azione di Caccavale, che chiama il cambio, entra Badini, buona l'azione di Caccavale. Sazio, Murato, il tiro da Bianco. Raimo all'indietro per De Maria. Vicino a lui c'è Badini. Sazio, Bianco non riesce a recuperare da questo strappo. C'è calcio di punizione per la Palumella per il fallo di Raimo. Sazio, la battuta di questo calcio di punizione, deviazione di Badini, calcio d'angolo. Avvisa un attimo, vabbè. Vabbè, allora non è un problema. Avvisa. Fatto bene. Vabbè. Moretto, avvisa le squadre, sì, però. Avvisa le squadre. I numeri ce li hai. Ce li hai i numeri, te li do io. Fabiana, Fabiana, mantieni un secondo la telecamera per favore. Comunicazione di servizio. Ma che è stato combinato? Ma cosa? 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 Ma
sono 55 di stato. Aspetta, vai da. Aspetta. Vai. Proviamo a riprendere la partita. Mi perdonerete se insomma c'è stata questa comunicazione di servizio, ma insomma quando c'è confusione bisogna cercare di ammorbidire un po' la situazione. Punteggio ancora di 5-2 tra Palumella e Real Poggio. Bianco sembra essersi ripreso dallo strappo iniziale, ma che gol di Sazio! La mette nel set! Il 7 anzi, e De Maria è costretto solo a riprendere il pallone dalla porta. 6-2 tra Palumella e Real Poggio. Remo per Bianco, sale De Martino, lo ferma benissimo Sazio, sale il numero 3 col sinistro, con l'esterno, pallone in mezzo, Moretto si gira col destro, una finta su Badini, evita anche Raimo, la tocca Raimo, Moretto, il tacco Sazio, Raimo all'ultimo momento salva questo pallone, Pasquale Sazio non fa uscire il pallone. C'è un cambio tra le file della Real Poggio, rientra Germoglio ed esce il numero 5 De Martino. Raimo gli serve subito il pallone, prova ad accentrarsi il numero 10, il tiro da lontano, rimessa laterale vicino a un corner. Bianco di prima per Badini, stoppa bene Badini al volo, Pasquale Sazio sventa il pericolo, salva anche il numero 3, il numero 10 Pasquale Sazio blocca il pallone, lo lancia in avanti per Moretto che svetta di testa su Bianco, pallone che va nelle braccia di De Maria. Bianco per Raimo, centralmente il tiro di Raimo, lontano però dai pali di Sazio. Decimo minuto del secondo tempo, la Palumella sta vincendo per 6-2 contro la Real Poggio. Ho detto rifai tu il video. Io te posso un'altra cosa. E mandiamo Serena. Eh no, perché manca il telecamerista. Che Lorenzo non c'è, io gioco. Germoglio, buono il tacco per Raimo però fermato da Sazio. Per Gabriele Sazio che sbaglia forse il primo dribbling della partita. Raimo non riesce a far filtrare questo pallone. Facevo primo tempo una parte, seconda un'altra. E si trova un telecronista. 7-2 intanto per Sazio. Ma il problema è che non c'è il telecronista, quello è il tuo plus. 7-2 per Sazio. Lorenzo non c'è. A 2 il punteggio per la Palumella, ennesimo gol di Sazio. Germoglio all'indietro per Caccavale, Bianco ancora Caccavale, lancia lungo per Germoglio che non ci arriva, rimessa dal fondo. Sazio per Sazio, per Moretto all'indietro Cicino, si ferma, sbaglia il pallone, Germoglio, l'esterno, Raimo, all'indietro per Bianco, la piazza, raso terra, 7-3. Moretto, Sazio. Sale dalle appoggio, giustamente deve recuperare questo svantaggio di 4 gol. Manca metà del secondo tempo, siamo al 13esimo. Caccavale al volo, buono l'aggancio, Raimo non ci arriva, Moretto all'indietro per Sazio, pallone fermato da Raimo, Bianco si gira col sinistro, pallone per Germoglio, la parata di Sazio, Cicino devia il pallone, rimessa laterale. Caccavale, Bianco, un dribbling su Cicino, Bianco col destro, sbaglia il tiro. Sazio, Caccavale, ottimo l'aggancio. Oggi è così. 3-3, non c'eri. Col parapalle a fare la telecamera. Esatto. Germoglio col tacco, perfetto qui il tacco, a sventare la rimessa laterale, ma Bianco non ci arriva. Sazio allontana questo pericolo, Caccavale col petto, allontana poi col destro, Bianco poi prima col piede poi con la spalla, Raimo lo aiuta al controllo, Bianco pressato alle spalle da Cicino, si ferma, prova a girarsi, Bianco si accentra ancora col destro, tiro murato, Raimo però, il tiro al lato di Sazio,
Sazio. Pallone per Gabriele Sazio, buono lo stop d'interno, gioco di gambe, danni di Caccavale Sazio, la parata di De Maria. In deviazione verso la rimessa laterale. 14esimo, il minuto di gioco del secondo tempo, il punteggio è di 7-3 per la Palumella, ma la Real Poggio ci crede. Sazio, De Maria ha accovacciato per vedere il pallone. Sazio, ottimo, questo filtrante del numero 3, ma Moretto non ci arriva. Bianco. Si allunga troppo il pallone, ma comunque riesce a passare a Caccavale, che riesce a passare a Germoglio, che non riesce a stoppare. Raimo però. Il tiro al lato di Sazio. Cambia gioco Moretto, il pallonetto di Sazio. De Maria per Bianco. Costretti in area di rigore Caccavale, che adesso è in possesso del pallone, e Raimo, deviazione di Sazio, rimessa laterale per gli azzurri. Caccavale sul pallone, posiziona bene il pallone, ma Moretto arriva prima di Raimo. Moretto, il passaggio per Gabriele Sazio. Bianco, contropiede, Germoglio col destro, deviato il pallone da Cicino. Metti più dietro per favore. Cambio battuta, Sazio distratto qui. Cambio per la Real Poggio, entra De Martino ed esce Raimo, chiama la distanza Bianco, pallone morbido, De Martino lo stop, il tiro col sinistro esterno della rete del numero 5. Moretto prende palla dal portiere, su di lui c'è Caccavale, arretra anche Germoglio, all'indietro Cicino. Moretto supera adesso il centrocampo con un passaggio per Gabriele Sazio, ma Moretto ci arriva prima di Caccavale su questo pallone. Moretto ancora danza il pallone sulla rimessa laterale, all'indietro pallone per Cicino. Moretto cambia gioco per Sazio, che controlla bene questo pallone, non è uscito, si arrabbia Bianco. Moretto evita De Martino. Sazio si ferma, finta il tiro, Moretto in mezzo a due, il tacco, Bianco recupera questo pallone, un rimpallo, lo favorisce Bianco, colpisce però Cicino, ancora Bianco costretto a girarsi, su di lui ci sono due persone, all'indietro Caccavale. Sazio, su di lui Caccavale, non riesce nell'avanzata Sazio e non evita De Maria, ottima l'uscita del portiere, ma Sazio riesce a segnare l'ottavo gol per la Palumella. Applausi di Moretto. Riescono ad allungare il vantaggio, forse in uno dei momenti migliori della Real Poggio. De Martino, il tiro da lontano, schiena di Moretto, rimessa laterale. De Martina, De Maria ancora steso a terra. Completamente sbagliata la rimessa laterale di Bianco, non c'è buona comunicazione tra i compagni di squadra. Sazio, gioco di gambe su De Martino, pallone per Sazio, entra in area, pallone in mezzo, Moretto, il tiro, la parata di De Maria. Caccavale allontana il pericolo, in rimessa laterale, ottima la parata di Raimo, bisogna registrarle alle cronache questa parata. Germoglio ferma l'avanzata di Moretto, rimessa laterale. Sazio sul pallone, Moretto per Sazio, tiro un po' svogliato qui, ferma quelli là che stanno entrando in campo. Ragazzi, Germoglio per Bianco, si lascia superare dal pallone Bianco, buona l'idea col destro. Cicino, anzi no, è Sazio, Moretto, Cicino, di prima ancora per Moretto. Bianco prova a rubargli il pallone senza fare fallo, 2 contro 1, Bianco, il palo del numero 2, c'era De Martino completamente solo, ancora una rimessa laterale sbagliata. Bianco, gol, 8-4. Entrano Raimo e Badini ed escono Caccavale e Germoglio.
problemi? Marroni. Vabbè. Moretto all'indietro per Sazio. Pallone completamente sballato. Ha ottenuto una meta Sazio. De Maria per De Martino, Badini col destro per Raimo, senza fare fallo Sazio, buona la difesa del numero 3, Sazio per Sazio, Moretto al cerchio di centrocampo, rincorso da Raimo, pallone per De Maria, Bianco, su di lui c'è Sazio, anticipato benissimo il numero 2 dal numero 3. Va bene, non ci sono problemi, non la rimandiamo, non ti preoccupare. Sazio, chiedo scusa, Bianco, il rasoterra per Raimo, gioco di gambe, evita Sazio, pallone per De Martino, non ci arriva Raimo, di poco, manca poco per le speranze della Real Poggio che non molla, chiaramente l'entrata di Bianco nel secondo tempo ha maturato maggiori speranze per i celesti di recupero. Il fischio di Malfitano, Sazio per Moretto, De Maria, miracolo qui, rischiava l'autogol Badini. Moretto, il calcio d'angolo per Sazio, al volo Sazio. Lancio lungo per Bianco, rincorre il pallone e lo mantiene in campo, ma il pallone finisce al portiere. Moretto per Sazio, pallone per Moretto, rincorre Badini, Moretto, la parata di De Maria. Calcio d'angolo. Moretto il palo. De Maria per Bianco, Raimo, cerchio di centrocampo, Raimo si gira, non trova compagni, c'è il solo Bianco a dargli una mano, vuole il... Sazio esce dai pali, il pallone col destro per Moretto, lo rincorre Badini, rimessa dal fondo. Moretto non ci arriva, De Maria ferma il pallone, De Martino. Bianco continua a toccarsi il quadricipite sinistro. De Martino, buona l'avanzata. Non c'è fallo qui, De Martino. Non riesce a mantenere il pallone in campo. Ce la fai dopo? Vabbè, lo fai senza flash. Ok. Moretto il tiro alto. Rimessa dal fondo, De Maria. Non ho capito. Bel tiro. Mi prendi la medaglia dalla busta? E giù! De Martino, lo stop di petto. Col tacco per Raimo, deviazione di Cicino, ma Raimo non la fa uscire. All'indietro Badini, lo stop d'interno. Pallone fermato qui da Sazio che riesce a male a controllare col ginocchio. Palla in movimento qui. Rimessa laterale, Sazio per Moretto, largo per Cicino che combatte con il portiere e deve il pallone in fallo laterale. Sazio, Moretto prova a girarsi ma Raimo fa buona guardia.
e cede il pallone in rimessa laterale. Moretto, pallone morbido, bianco con svetta di testa. Raimo per De Martino, colpetto De Martino, esce Sazio, calcio d'angolo. De Martino fermato però da Sazio, il Raimo commette fallo. Azzurri, dal prossimo fallo che fate è tiro libero per i Viola. Cicino si gira, cede a Moretto, di prima ancora Cicino, il passaggio per Moretto solo contro De Maria. De Maria in qualche modo para questo pallone. Bianco, c'è De Martino ancora libero, Raimo si ferma, Bianco si fa male però. Moretto, grande tiro, 9-4. Si può giocare. Ecco, l'errata va, lei ci va. Girata va. No. Vabbè, se non sei d'accordo. No, per conferma, capito? Badini, alto il suo tiro. Ma sì, non vuole dire. Chiamma, vedi, due squadre. Cicino per Sazio, su di lui c'è Badini, Sazio lo evita, Badini al limite dell'area. Defilato, rimessa laterale qui. Un minuto di recupero. Moretto lascia sfilare per Sazio col sinistro. Bianco per Badini, lascia a Raimo, scatta De Martino, Raimo il tiro, murato da Cicino. Sazio sale, evita Raimo. Il pallone per Cicino, lo stop, il controllo prima col sinistro, poi col destro. Il passaggio a Moretto col tacco all'indietro. Raimo, Sazio ancora. Cicino, il pallone per Sazio. Non riesce. Si è mangiato un gol. Eh sì. Anche se Sazio ha mangiato lo stesso. Eh sì, questa si chiama mangiaria. Mangiaruso. E finisce qui la partita, esordio con vittoria per la Palumella. Andiamo a premiare il migliore in campo. In campo Gabriele Sazio. Gabriele Sazio, prima però già abbiamo parlato con tuo fratello Francesco, per cui ti lasciamo andare a fare la doccia e ti ringraziamo. Vorrei parlare con qualche esponente della Real Poggio, ma stanno andando tutti via, per cui su queste felici immagini salutiamo gli azzurri e ci rivediamo settimana prossima.